Siamo già in diretta. Ti vedo su Facebook. Ci vediamo su Facebook. Aspetta, fa vedere perché questi computer. Ok, bene, bene, sono le 3, puntualissimi. Buongiorno a tutti. Oggi è il 17 novembre di un periodo alquanto strano, insomma, della nostra vita, e quindi sarà ancora più interessante, insomma, parlare di questo tema così caldo. Mentre aspettiamo, insomma, che i nostri follower si colleghino, vado a presentare l'ospite. Intanto, insomma, buongiorno a tutti. Io sono Giacomo Pini, sono il CEO di GP Studios. È un piacere oggi avere un collega e un amico a questo talk, insomma, come lui ci definisce, attenti a quei due, insomma, abbiamo già testato che funzioniamo bene insieme, quindi vado a presentarvi e poi si presenterà ancora meglio lui, Stefano Pediconi, l'architetto Stefano Pediconi, che ha una vastissima esperienza e anche una specializzazione, insomma, proprio in spa per hotel. Ma intanto, Stefano, buongiorno, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Qualche minuto, insomma, per presentarti ai nostri ospiti e raccontare chi sei e cosa fai. Buongiorno a te, intanto grazie dell'invito. Abbiamo funzionato a Rimini, diciamo, in presenza, adesso proviamo anche questa formula online. Chi sono? Io sono un architetto che è nato come architetto e specializzato in progettazione di strutture ricettive e di centri benessere. Sono appassionato del settore, per cui ho deciso di, diciamo, di dedicare gran parte della mia professione a studiare questo settore, ad entrare nel merito di questo settore e a fare ricerca, e da lì è partito tutto quanto un discorso legato anche alla formazione. È una passione, diciamo, che forse nasce, probabilmente nasce dal desiderio di fare l'albergatore. Ho sempre avuto questa passione per il mondo alberghiero, e alla fine invece di avere un mio albergo mi diverto a fare i vari alberghi, diciamo, per i vari clienti, e il settore, diciamo, il benessere è stato una naturale appendice di questa passione. Sì. Ormai sono 20 anni che lavoro sul benessere, per cui è un mondo affascinante che lascia ancora aperte delle enormi potenzialità di sviluppo, di business, per cui continuiamo in una fase di continuo avanzamento, diciamo, nel settore verso nuove frontiere, cambiano un po' le esigenze delle persone, e quindi, diciamo, nascono sempre di più dei centri benessere, delle spa, sempre più all'avanguardia, sempre più attente appunto alle richieste delle persone. E quindi il mio lavoro è volto proprio a sviluppare nuove idee. Io lavoro molto sulle idee, diciamo, la parte creativa del mio lavoro è predominante rispetto alla parte tecnica, che peraltro è altrettanto importante, però quello che veramente amo è lavorare sulle idee, sull'identità, sul concept, e legando questi concetti al benessere, all'hotelleria, nascono delle cose veramente interessanti. Bene, grazie, quindi sarà interessante. Intanto ricordo a tutti che a tutti gli ospiti che si stanno collegando che potete assolutamente fare domande, quindi noi le vediamo e le leggiamo in diretta, insomma. Bene, quindi andiamo a cominciare. Io partirei subito con una domanda stimolante, perché, insomma, l'architetto e il consulente insieme sono quelli che fanno i danni, no? Oppure che portano al successo una struttura, dipende da che punto di vista si guarda, insomma. E ti vorrei subito stimolare con una domanda secca: ma perché un hotel dovrebbe avere una spa o un centro benessere? No? Perché da consulente, quindi noi ci occupiamo, insomma, più che altro della parte del back office, no? Quindi la gestione, il quadrare i conti, il portare i clienti, eccetera. Spesso gli imprenditori ci dicono: ma perché tutti dicono che bisogna fare la spa e il centro benessere? Che poi adesso entriamo nel vivo e vedremo anche le differenze, ma intanto partiamo da qua: perché lo dovrebbero aprire?
Beh, oddio, dovremmo entrare subito nelle differenze perché qui c'è Ok. un... Allora, C'è un... ascolta, allora passiamo alla domanda 2 che la facciamo diventare la Già, 1. stato Diciamo, parliamo di benessere o spa, no? Perché qui è un po' come quando tra marketing e catering, no? Che tutti li mescolano, ma non sono la stessa cosa. Quindi entriamo nel vivo nel tema. Vorrei sapere qual è la differenza sostanziale, ma soprattutto in termini commerciali, perché è evidente che c'è la differenza. Allora, quello che appunto mi viene chiesto principalmente è: ma fare una spa in hotel conviene? No? Che appunto è anche il titolo della Sì. nostra chiacchierata. La risposta è: non lo so, dipende, nel senso che non ci sono dei dati oggettivi, generali, che mi permettono di dire in tutti i casi conviene o non conviene. Ed è proprio per questo motivo che io ho voluto introdurre la differenza tra il concetto di spa e il concetto di benessere. Perché come spa convenzionalmente si intende un ambiente, un centro wellness in cui c'è una zona umida, si fanno dei trattamenti, quindi diciamo una situazione ben specifica che tutti associamo appunto a centri con le saune, bagno turco, vasche idromassaggio, cabine trattamenti, eccetera. Mentre invece il concetto di benessere è un concetto molto molto più ampio, perché benessere non è soltanto zona umida, non è soltanto trattamenti, possono essere tantissime cose. E quindi io non posso rispondere così in prima battuta se conviene o non conviene fare una spa, perché effettivamente entrando poi nel merito del business entrano in gioco diversi fattori e che diciamo coinvolgono la sfera economica. Quindi parliamo di acqua, impianti, parliamo di personale, parliamo di gestione, parliamo di spazi, quindi diciamo sono tutte cose su cui bisogna veramente ragionare. Quello che invece posso dire, per quanto riguarda il settore alberghiero, è che invece nel 100% dei casi io posso dire che benessere in albergo è assolutamente indispensabile. Quindi la spa, vediamo, e adesso magari entriamo nel merito. Benessere, senz'altro, nel senso che per me uno dei miei dogmi, dei dogmi della mia professione, è che ospitalità e benessere sono due parole che coincidono, sono due parole assolutamente, sono due Quindi tu, sinonimi. Stefano, stai dicendo benessere da tutti i punti di vista, quindi diciamo un'evoluzione del concetto di ospitalità, cioè io arrivo in hotel e devo trovare una situazione di comfort barra benessere, che passa da una serie di cose, tra cui ci potrebbe essere anche la spa, corretto? Allora, esatto, nel senso che quando io vado in albergo, che io vado in albergo per vacanza, vado in albergo per business, eccetera, comunque sia, dal momento in cui io decido di varcare la soglia dell'albergo, io cosa chiedo a chi mi accoglie? Chiedo che si possa occupare del mio benessere personale, in Sì. tante forme. La spa è una di queste forme, ma il benessere in albergo può essere a 360 gradi, può essere sin dall'accoglienza, può essere il comfort della camera, perché poi andiamo a ragionare se effettivamente ci troviamo bene all'interno delle camere, può essere legato alla parte del ristorante, cioè tutti i servizi possono essere dedicati al benessere dell'ospite, proprio in senso più generale Quindi proprio un possibile. orientamento specifico. Esatto, tant'è che qui io quando faccio i miei corsi faccio una differenza sostanziale tra quello che è il benessere in albergo e quello invece che può essere chiamato un wellness hotel. Per esempio, benessere in albergo è quando l'albergo utilizza la spa come un servizio come gli altri. Io ho il ristorante, ho la sala congressi, io ho la spa. Ma la cosa più interessante è che lascia aperta una porta incredibile per un business interessante anche nel prossimo futuro, è invece considerare l'albergo tutto l'albergo e tutti i servizi dedicati al benessere dell'ospite. Quindi il benessere diventa il motore dell'attività alberghiera Sì, sì, e sì. poi può essere tradotto nei vari servizi specifici. Fino all'estremo, no, diciamo, dove troviamo le cliniche del benessere che di fatto curano i sani. Perché Ecco, esatto. Una abbiamo, no, volta, infatti, una questo tipo volta di realtà. benessere era semplicemente star bene, quindi non essere malati. Oggi Sì. è un concetto che supera Sì.
discorso, e quindi è un qualche cosa che va verso il benessere. Infatti, guarda, Stefano, io volevo proprio rimarcare e porre l'attenzione a questo, perché diciamo che siamo proprio partiti dal fulcro, no? Poi, perché un hotel dovrebbe avere la spa o il centro benessere, lo riportiamo in coda, perché dovremmo dare una risposta, no, a chi ci segue. Qualcuno mi ha già chiamato dicendo: ma oggi darete questo tipo di risposte? Quindi, insomma, poi ci arriviamo. Ma volevo proprio rifocalizzare questo concetto, perché tu hai parlato di wellness, di benessere, abbiamo toccato la parola spa, e qualcuno usa area relax, no? Cioè, tutta questa nomenclatura, noi addetti ai lavori sappiamo benissimo che poi corrisponde a cose differenti, ma questo è interessante perché in qualche modo poi dà anche un posizionamento al tipo di struttura e anche evidentemente all'aspettativa che ha il cliente, perché questo poi lo incontriamo continuamente, no? Chi scrive spa e poi c'è una cabina, è chiaro che, insomma, l'aspettativa del cliente, insomma, in un qualche modo, e poi si apre tutto il tema del assistita, non assistita, che adesso toccheremo. Quindi diciamo che tu consideri benessere un concetto un po' a 360 gradi, per cui per un po' esasperare il concetto anche per coinvolgere il nostro pubblico, quindi anche da quanto è comodo il materasso, piuttosto che la temperatura che trovo in camera, piuttosto il tipo di illuminazione, fino al cosa mangio, come mi viene servito, eccetera, no? Intendevi questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il discorso legato alla camera, per esempio, è frutto di un... cioè, io ho fatto un progetto di ricerca, ma ormai tantissimi anni fa, della wellness room, no? Intendo come wellness room una camera che è concepita progettualmente per il benessere dell'ospite. Sì. E dobbiamo diffidare da tutte le camere che ci vendono come wellness room la stanza che ha magari la chaise longue piuttosto che il tapirulana ai piedi del letto o la vasca. Benissimo, possono essere bellissimi ambienti, ma la vera e propria wellness room è concepita, cioè proprio progettata per il benessere dell'ospite, e parte quindi il discorso da quello che è l'involucro della camera, quindi il comfort, un comfort acustico, cioè per esempio, no, l'acustica è uno dei grossissimi problemi del settore ricettivo in Italia, in particolare in alcune zone in cui si potrebbe parlare tra una camera e l'altra con il muro in mezzo. Certo. Quindi, quando io ho una situazione del genere, come posso trovarmi bene all'interno della camera? Anche l'acustica dall'esterno, a tutti quelli che sono vicini ai grandi snodi autostradali, piuttosto che l'acustica è una delle... Noi che stiamo sempre in giro, l'acustica è proprio un problema serio, che tra l'altro viene affrontato ancora poco. Pochissimo, assolutamente. E quindi tu immagini come è possibile star bene se ci sono questi disagi. Io posso aver fatto il più bel trattamento possibile all'interno del centro benessere, posso aver fatto un percorso affascinante, emozionante, eccetera, torno in camera, mi trovo in una situazione del genere e tutto quello che io ho avuto come beneficio nel centro benessere lo butto nel cestino, così come dal momento in cui io dovessi dormire male. Noi abbiamo fatto questi studi molto approfonditi anche con una serie di psicologi specializzati in psicosomatica dello spazio, quindi per come deve essere conformato lo spazio affinché possa essere la persona possa recuperare mentalmente, oppure sul colore o sulla qualità del riposo. Pensa soltanto che ovviamente in albergo dormono persone che possono essere alte, magre, basse, grasse, quindi diciamo anche l'elemento materasso, per dire, non è l'ultima cosa da comprare quando i budget sono finiti, ma è una cosa, diciamo, su cui pensare, su cui ragionare, proprio perché devo dare la possibilità a persone differenti di poter dormire bene. Quindi ormai questo, diciamo, per fortuna è un tema che si sta sviluppando ormai da anni, no? Il discorso legato agli arredi, ma nella sua complessità, nella sua completezza, più che complessità, difficilmente mi trovo di fronte a situazioni che riescono a fornire un vero e proprio benessere. Pensa che questa ricerca è nata un po' spontaneamente, così nella mia attività appunto di ricerca che è parallela alla progettazione, perché cercavo delle situazioni di questo genere e purtroppo non ne ho trovate, per cui abbiamo cominciato noi ad approfondire il discorso e questa cosa poi ci ha portato veramente a sviluppare un concept molto interessante. Questo è soltanto l'aspetto legato alla camera. Sì. Diciamo che il benessere è un tema talmente affascinante, però c'è tantissima confusione in giro. Tu hai citato, no, parole tipo spa, zona relax, cioè noi vediamo oggi che, dato che il benessere è una parola che apre i cuori di tutte le persone, purtroppo tutti quanti la utilizzano, e la maggior parte delle volte la utilizzano a sproposito.
Per cui io in uno dei miei articoli, che ho scritto sul blog, che ho da 6 anni, in cui mi diverto a parlare di hotel e di benessere, appunto, ho ripreso la parola wellness washing, cioè praticamente il finto wellness, quelli che ti propongono il benessere, anche se poi di benessere non c'entra niente. E lì, se tu ti guardi in giro, trovi che io ho trovato dalla pubblicità degli uccellini, del mancime degli uccellini, alla banca, alla pasta, il garage del benessere, la spa dei cani, ma la cosa peggiore, ho trovato che un'azienda ha pubblicizzato un water con il bidet incorporato e dice ed è subito spa. Ora, quando il cliente, quando le persone si trovano di fronte a una confusione del genere, non sanno più come orientarsi, quindi certo, la responsabilità poi nostra di operatori nel cercare di offrire un prodotto che possa essere chiaro e possa veramente occuparsi del benessere dell'ospite è molto grande. Qui vorrei introdurre un tema molto importante, perché quando si parla di benessere e si parla di spa soprattutto, ultimamente c'è un qualcosa che ci si dimentica sempre. Si pensa sempre a cosa mettere all'interno di uno spazio. C'è uno spazio largo, grande, ci metto la sauna, metto il bagno turco, metto entrambi, la gente vorrà uno, vorrà l'altro. Ci si dimentica soltanto un piccolo dettaglio, di pensare che cosa vuole l'ospite. Chi è l'ospite che verrà nella mia spa? Sì. Per esempio, io quando inizio i miei corsi di formazione sul benessere, la prima domanda che faccio è chiedere che cos'è il benessere per ognuno dei partecipanti. Da questa piccola chiacchierata nasce fuori che ovviamente il benessere è un aspetto talmente soggettivo che dal momento in cui io dovessi progettare un centro benessere valido per tutti quanti, ovviamente è impossibile riuscire a dare servizio per tutte quante le cose che pensano le persone. E quindi quando noi siamo in hotel, per esempio, e vogliamo dare servizi a 360 gradi per tutti, lì facciamo un grosso errore di andare a mettere all'interno di un contenitore tutta una serie di attrezzature e di spazi senza tener conto che al centro di tutto deve essere l'ospite. Così come al centro del mondo alberghiero, del progetto di un albergo deve essere l'ospite, anche nel centro benessere ovviamente devono essere al centro le esigenze dell'ospite. E la differenza tra spa e benessere è venuta fuori molto, diciamo, in maniera preponderante in quest'ultimo periodo. Perché questo? Io ho notato, e ne ho scritto uno degli ultimi articoli che ho scritto su blog, ho notato che ultimamente, a causa, diciamo, di tutti i problemi che ci ha creato lo stare a casa e questa pandemia che appunto si diffonde, eccetera, c'è sempre più una richiesta di un benessere che è diverso dalla spa. Cioè, quando io penso al mio benessere, e questa è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle, io a un certo punto quest'estate ho fatto il pieno di negatività, per cui per quanto uno voglia essere positivo, a un certo punto non ne potevo più di sentire. Io ho smesso di vedere telegiornali, non è che è una forma di giornalismo che non riesco a far mia, no? Il fatto di andare a puntare su tutte le cose negative, si vedono lamentele dappertutto. Il famoso che erbagin, erbagiam, adesso carichi di spazzatura, poi è quella che esce. Alla fine qual era il mio desiderio di benessere? Il mio desiderio di benessere era riprendere contatto con la natura. Per esempio, io vivo in città, per cui per quanto abbia una pineta qui dietro casa, il fatto di riuscire a vivere in simbiosi insieme alla natura, di passare del tempo all'interno della natura, per me quello era benessere. Il fatto di recuperare il silenzio, di recuperare, di perdere, ecco, siamo stati tutti connessi e straconnessi per mesi e continuiamo ad esserlo, ma a un certo punto anche il fatto di distaccarsi, no? da tecnologia diventa una forma di benessere. Ecco, quindi faccio un accenno, tra l'altro un formatore che si chiama appunto, che conoscerai, Alessio Carciofi, aveva fatto un libro a suo tempo, no? Digital Detox, insomma, che già trattava ancora molto prima della pandemia il tema della intossicazione da iperconnessione, no? Molto interessante. Poi citiamo anche il tuo blog, che poi Stefano scrive anche, a volte abbiamo il piacere di scrivere sul nostro magazine sharingtourism.it, ma poi citiamo anche il tuo blog, insomma, che è molto seguito. Quindi tu ci stai dicendo, cioè, stiamo aprendo un concetto completamente più ampio, no? Rispetto alla sfera tecnica, appunto, solo del mi conviene aprire o no alla spa, ma diciamo che il potenziale di ogni albergo è quello di orientarsi a un benessere partendo dal cliente, che può essere appunto
dal cibo alla spa, ai trattamenti. Questo è molto interessante perché quando tu dici il water col bidet incorporato ed è subito spa, no? Che mi fa sorridere A pensando me ad fa alcuni paesi. piangere, a me fa Ad alcuni piangere. paesi del mondo, no? Insomma, o quando viaggi in aereo, a questo tipo di situazioni, no? Mi ricorda altri alberghi che appunto ti fanno, quando arrivi, no? C'è l'angolo relax, che è un tavolino con una candela e le acque profumate, no? Al limone o all'arancio, quello è l'angolo relax, no? Ecco, sai, dipende sempre dal punto di vista di ognuno, no? C'è chi mangia il bastoncino Findus pensando che sia pesce e chi invece lo va a pescare, no? Quindi è sempre tutto relativo, però in questo caso specifico diciamo che la confusione sulla nomenclatura impatta moltissimo sull'aspettativa del cliente, nel senso che poi appunto noi vediamo che gli hotel usano questo appellativo, no? O anche proprio nelle descrizioni piccola area benessere, cioè il fatto anche dell'aggettivo sulla dimensione e non per esempio sulla tipologia di esperienza come indichi te, mi sembra interessante, no? Mi è capitato questo è stato un albergo sulla Riviera Romagnola, insomma, quindi diciamo una struttura di gestione familiare molto alla mano e accogliente, pensata alle famiglie, loro hanno fatto un investimento e hanno dedicato, diciamo, una zona a un'enorme sauna di nuova concezione, quindi questi anche un po' più con questi aspetti emozionali, con l'idea di fare un luogo molto bello, non una roba media che potesse andare bene per tutti, ma con l'idea che quindi poi gli ospiti durante la vacanza potessero concedersi una sessione, quindi con questa rotazione potevano dare una cosa di livello molto alto, ma a tutti i clienti, no? Quindi non una roba pensata, sto nel medio così va bene per tutti, ma una cosa diciamo molto alta di livello, ma quindi con l'idea, no, me la posso prenotare, quindi anche l'aumento del desiderio, insomma, quindi qui diciamo che la contaminazione col marketing è abbastanza importante. Quindi ti faccio un'altra domanda, Stefano. Secondo la tua esperienza, la potenzialità, diciamo, di un'area benessere a 360 gradi, che poi la chiamiamo più wellness, più spa o più centro benessere, lo vediamo dopo nei dettagli. C'è per un hotel, la dovrebbe valutare anche se non ce l'ha, perché poi vediamo, no, in questo caso le aziende che vendono i macchinari, sembra quasi, insomma, che senza questa roba qua io non venda più la camera, no? Mentre poi lo vediamo dai fatturati, che tu l'hai accennato all'inizio, insomma, in modo molto diplomatico, i fatturati sono complementari, nel senso che sono uno degli elementi per i quali io scelgo quel tipo di struttura. Se mi rivolgessi ai food lover, probabilmente prenderei un grande chef e quindi punterei sulla cucina. Quindi ecco, diventa uno degli elementi distintivi sull'identità. Quindi, secondo la tua esperienza, quali sono i criteri per poter valutare se ci sono le condizioni per? Allora, guarda, premesso tutto quello che abbiamo già detto, quindi dell'importanza del concetto di benessere, qui si tratta di entrare veramente, cioè lo sforzo importante che devono fare tutti gli imprenditori e che invece è uno sforzo che viene delegato o non viene fatto, è entrare negli aspetti e nei meriti culturali della proposta di benessere. E come dicevo prima, il discorso non può essere generalizzato, ma è possibile trovare, diciamo, dedurre già da questo, dalle cose che ci siamo detti, quindi da ben chiaro il concetto di benessere, ben chiaro il concetto di spa, è possibile riuscire situazione per situazione a definire come poter sviluppare il benessere all'interno della struttura. Quindi se fare una spa più o meno grande, se e come orientarsi sul benessere degli ospiti. Bisogna però partire a fare un passo indietro, mentre invece si parte già in avanti oggi dicendo, visto che il benessere è una richiesta così ampia e visto il business che genera di qua e di là, a prescindere, io faccio una spa e sicuramente potrò avere, diciamo, usufruire di queste potenzialità. Invece, purtroppo non è così. Il 90% dei centri benessere, guarda, ho detto un numero molto alto, è in crisi o rischia la crisi. Perché? Perché, pur essendo altissima la domanda di benessere, l'offerta non coincide con la domanda. Ed ecco qua, Perfetto. se io Cioè non comincio soddisfa quindi. le aspettative, quindi tu stai dicendo l'offerta a volte non soddisfa le aspettative, quindi non è in linea con quello che richiedono i clienti.
Esatto, se per me benessere stare, adesso dico, faccio un esempio così all'eccesso, se io, per me benessere è stare all'interno di una pineta e tu mi offri una sauna, io con la sauna non ci faccio niente, Chiaro, chiaro. cioè molto, È molto evidente semplicemente. che questa cosa rientra nell'area dell'analisi di fattibilità. Se sono un albergo che è in centro città e non ho la pineta, evidentemente devo cambiare Oh, target se ho quel tipo di richiesta. E hai questo detto una risponde cosa. al senso no aprire una spa in un hotel. Hai detto una parolina magica, nel senso che lo studio di fattibilità per un centro benessere così, per lo sviluppo del concept di un albergo, è fondamentale, perché ogni struttura ha necessità di capire intanto chi è il proprio ospite. Quindi ecco, nella cosa che ci domandavamo prima, cioè come facciamo a fare un centro benessere se il concetto di benessere è così soggettivo? Ecco, cominciamo a capire qual è il target degli ospiti, qual è la tipologia dell'hotel, Sì. e già cominciamo a capire che ci sono delle caratteristiche comuni tra gli ospiti che scelgono la mia struttura. Quindi questa è la cosa fondamentale. Dove mi trovo? Mi trovo in un albergo dove la gente va in vacanza, mi trovo in una città, mi trovo in montagna, al mare, cioè sono tutti dati questi legati alla location, oppure mi trovo un 3 stelle, 4 stelle o 5 stelle, cioè dipende anche dal target della struttura. In funzione, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche comuni dei miei ospiti, io posso cominciare a ragionare e a pensare quale potrebbe essere lo sviluppo di un'offerta, no, calibrata esattamente sui Sì, miei sì. ospiti. Ed ecco lì che quindi la spa diventa lo strumento per riuscire a tradurre il desiderio di benessere in qualche cosa di diverso. Tieni conto una cosa, che quando una persona si avvicina a un centro benessere, cos'è che fa? Sceglie il percorso in zona umida, preferisce la sauna piuttosto che il bagno turco, vuole un trattamento piuttosto che un altro, no? Nel menu dei trattamenti che una spa può proporre. Ma invece quello che le persone vogliono, ma non sanno di volere, quindi parliamo di una qualcosa che desiderano inconsapevolmente, è ritrovare un'armonia con se stessi, un'armonia con gli altri, un'armonia col mondo, e quindi si avvicinano al benessere, ai trattamenti, pensando di trovarli in questo tipo di situazioni. Siamo noi che siamo gli imprenditori o gli operatori che andiamo a strutturare un'offerta, che dobbiamo capire che il vero benessere delle persone non è soltanto fisico, non è soltanto tanto nel trattamento del massaggio piuttosto che nel percorso in zona umida. E queste cose non è che ce le stiamo inventando adesso, anzi, queste cose ce l'hanno trasmesse i famosi romani che tutti conosciamo, no? Le famose terme romane. Tu pensa che le terme erano tu sai benissimo che erano un ambiente, una zona enorme, dove la parte dedicata alla cura del corpo era semplicemente una porzione dell'insieme totale. Perché nel resto, le persone che facevano? C'erano ristoranti, c'erano i teatri, si leggevano i rotoli con la poesia, si discuteva di arte, di filosofia. E il benessere, la vera e propria cultura del benessere, era data dall'insieme delle due cose, quindi dalla parte dedicata alla cura del corpo e dalla parte dedicata alla cosiddetta cura dello spirito. Se noi non abbiamo ben chiaro questo nel concetto di benessere, che ci portiamo anche ai giorni nostri, noi non potremo mai calibrare un prodotto, una spa o un centro benessere adatto perché l'ospite poi si senta veramente bene. Questa è la cosa su cui scricchiola questo settore. Eppure, e su questo concetto, invece, chi ha approfondito questo concetto ha creato un successo veramente importante. Perché invece di andare a creare spazi belli quanto vogliamo, colorati, con le luci, eccetera, Sì. eccetera, ha creato un qualche cosa che possa essere veramente a servizio dell'ospite. Un altro esempio molto semplice, no, dei problemi che noi ci troviamo a vivere, è legato per esempio a un'attrezzatura, no? Quando noi andiamo all'interno di un centro benessere, noi scegliamo di fare la sauna. Ora, fare la sauna non è entrare nella cabina e uscire dalla cabina. È fare un percorso che può partire dalla doccia di preparazione, se voglio evitare uno shock termico importante, poi c'è un momento all'interno della sauna, poi c'è una doccia fredda in cui sostanzialmente il mio corpo riprende, diciamo, contatto con una temperatura differente e crea questo shock rispetto appunto all'interno della cabina. Poi c'è un momento di relax, poi c'è una reidratazione. Se io non capisco che fare la sauna è un percorso che quindi coinvolge questo tipo di attività e che a livello di spazi quindi si traduce in avere una zona relax, avere appunto la cabina, avere una doccia adeguata, eccetera, eccetera, io non potrò mai proporre benessere attraverso la sauna.
Cioè, e questo è soltanto un esempio di come effettivamente oggi si vanno a concepire le cose. Si crea magari la sauna più bella del mondo, bellissima, con i vetri, oggi si fanno molto aperte, eccetera, e poi magari il percorso è zoppica perché manca la zona relax o non è adeguata alla zona relax. Un altro esempio, sempre delle cose che ci dicevamo, sempre legato all'interno dell'albergo. Ti racconto un piccolo aneddoto. Una volta... Sì. Sono stato chiamato a studiare una piccola area benessere per un albergo a Venezia. Avevano una bella zona all'ultimo piano, per cui cosa fai? Studi il tipo di ospiti stranieri, il tipo di target, tutto quanto. Quindi gli avevo proposto un concept e uno sviluppo, diciamo, proprio su quest'ultimo piano, con una spa. In quel caso mi pare che avevo studiato un percorso intorno al bagno di vapore, eccetera. Sai perché non ho realizzato quel centro benessere? Perché la cliente dice, ma io ho visto che va di moda la zona fitness, per cui il mio centro benessere vorrei che fosse gran parte zona fitness. Ora, tu pensa, il turista a Venezia, che cammina tutto il giorno, arriva in albergo con i piedi gonfi così, le gambe gonfi così, stanco, morto, cosa fa? Va a fare una sgambettata sul tapirulan oppure una sgambettata sulla ciclette? Cioè, queste sono cose per cui oggi, capito, come la domanda che non corrisponde all'offerta. Io vado a creare un qualcosa perché è di moda, perché ce l'hanno tutti, eccetera, e poi invece mi dimentico che il soggetto principale della mia progettazione o del mio centro benessere deve essere l'ospite e il vero benessere che lui chiede all'albergo. Grazie Stefano. Ti faccio un'altra domanda a proposito di questo. Quindi tu parlavi di una piccola struttura a Venezia, ecco. I piccoli hotel quindi possono competere con i grandi spa hotel, addirittura appunto le cliniche del benessere, tu sai che c'è tutto questo trend sulla Ayurveda, no? Che quindi proprio impiantano veri e propri centri a 360 gradi dai massaggiatori che arrivano direttamente dall'India piuttosto che dall'utilizzo dei materiali. Cioè, per loro c'è spazio o comunque non possono competere, sono tagliati fuori dal mercato? Assolutamente c'è spazio, c'è grande spazio, ma non solo a livello di dimensioni, anche a livello di target, nel senso che molto spesso qualcuno si avvicina e dice ma io ho soltanto un 3 stelle, per cui alla fine trovo sempre questo il dubbio se procedere verso il benessere oppure no. Invece se noi ragioniamo sul concetto di benessere, che quindi sleghiamo il benessere dal punto di vista dei metri quadrati, ma lo leghiamo a quello che è l'aspetto vero e proprio culturale, io ho tantissimo spazio per lavorare sul benessere. Non devo assolutamente offrire una spada a 1000 metri quadrati, in particolare adesso dove stanno lavorando, diciamo, almeno fino a qualche tempo fa o quest'estate hanno lavorato molto i piccoli centri benessere, no? Dove ci sono situazioni di uso esclusivo. Quindi no, assolutamente c'è grande margine di sviluppo, ma non solo, io sono straconvinto che i primi che cercheranno di tradurre un benessere diverso da quello diciamo della zona umida in spazi e servizi avranno un grandissimo successo. E ora il tema progettuale potrebbe essere, come dicevo prima, no? Il rapporto con la natura. Come faccio a portare la natura all'interno del mio centro benessere? Sì, o come faccio a portare il mio centro benessere all'interno della natura? Cioè, sono tutte domande a cui non posso dare una risposta, ovviamente, come soluzione preconfezionata, ma sono tutte domande, no, che uno si può porre, perché in questo modo si riesce veramente a capire quale tipo di spazio benessere andare a fare. Cioè, io ho proposto a volte ad alcuni clienti di fare delle zone relax esterne al centro benessere. Perché la signora Lucia, che si sente a disagio ad entrare in centro benessere in accappatoio, perché a lei dovrebbe essere precluso, per esempio, il relax? E quindi ecco là che c'è la possibilità di fare delle zone relax, delle zone multisensoriali. Ad esempio avevo fatto un concept per un progetto legato a un ristorante in cui alla fine del pasto dovevi la possibilità di utilizzare una zona relax che chiamiamo di digestione, chiamiamola così, era inventato una cosa adesso... due parole che sto sintetizzando, ed era una zona multisensoriale, ma non c'era acqua, erano semplicemente era una zona in cui però le persone potevano star bene, un vero e proprio centro di benessere, non una spa, ma un centro di benessere. Su questo concetto poi, anche le piccole strutture possono veramente lavorare moltissimo. Sì.
Qui si pone un problema, si pone il fatto che se io propongo alle persone che sono, tra virgolette, ignoranti, i miei ospiti non hanno la cultura del benessere che dovrei avere io come operatore o come imprenditore, se io propongo un qualche cosa completamente diverso dalle classiche spa, rischio di non riuscire a trasmettere, no, il fatto di quella novità, l'innovazione. E quindi il giusto mix alla fine sta nel riuscire a bilanciare quello che è l'aspettativa delle persone che appunto si aspettano la zona umida, eccetera, con qualche servizio completamente innovativo. E dal mix di queste due cose possono nascere dei concept assolutamente innovativi, dei concept che possono veramente far fronte a tutte le richieste e le esigenze di benessere che le persone hanno oggigiorno. Quindi tu dici che per loro c'è spazio, ma come cambia l'organizzazione di un albergo se decide di investire in questo segmento? Cioè, che cosa succede? Quindi deve cambiare la proposta commerciale, cambia l'organizzazione, deve formare il personale ad hoc. Cioè, cosa succede in questi casi? Allora, l'aspetto gestionale è un aspetto importante e altrettanto delicato, tant'è che la specializzazione nella progettazione dei centri di benessere non è soltanto nella capacità tecnica di riuscire a disegnare determinati spazi che hanno una serie di impianti, spazi di servizio, eccetera, ma è nel gestire il progetto in maniera unitaria. Cioè, quando io progetto, non è solo l'architetto che progetta, ma deve avere accanto chi gestisce, chi investe, tutta quanta una serie di il personale che Diciamo la lavorerà filiera degli all'interno. operatori, no? Che devono essere. Assolutamente, e questo io sono convinto che è un modo di progettare anche l'albergo, quindi non solo il centro benessere. Oggi progettare un albergo è un qualcosa che va ben oltre le cose che abbiamo visto dal punto di vista tecnico fino a ieri. E qui diciamo c'è tutto un qualcosa che da voler approfondire, che parte dallo studio del concept, no? L'idea del il concept di un centro benessere, il concept di un albergo, può essere studiato sulla base di varie esigenze che mettono sul tavolo chi? L'imprenditore, l'operatore, il personale che poi gestirà questo centro benessere. È un lavoro di squadra. Allora, questa è la specializzazione del centro benessere. E quindi, diciamo, dal momento in cui io vado a realizzare un qualsiasi tipo di centro benessere, io devo vedere sin dalla fase progettuale come poter gestire e quindi capire, perché l'investimento che poi si va a fare non è soltanto nella struttura, ma è nell'attività del centro benessere, non solo nel personale, perché tu immagini, io vado a fare un centro benessere con varie cabine, poi non riesco a gestire, le cabine rimangono vuote, ho il personale fermo e io pago del personale fermo per non fare niente, perché non sono riuscito a vendere il centro benessere. Oppure un altro aspetto importante sono i consumi. Oggi il centro benessere noi sappiamo appunto che tocca l'aspetto impiantistico e quindi diciamo è un ambiente energivoro. Oggi è fondamentale riuscire a gestire questo discorso a livello di risparmio energetico sin dalla fase progettuale, altrimenti io farò magari investimento e magari andrò a risparmiare sull'investimento e poi succederà che nella fase dell'attività andrò a spendere fiumi di soldi, cosa che inizialmente non avevo calcolato e che quindi mi rende l'investimento non più redditizio e non più un business. Tutti questi aspetti vanno messi sul tavolo da subito e se si riesce a mettere in fila tutti questi aspetti, poi si riesce a dare una risposta a tutte le cose e quindi a creare quella che è la vero e proprio il miglior centro benessere per ogni tipo di situazione. Quindi diciamo che è un mix tra le attività che fai tu e quello che noi facciamo quando diciamo così, si comincia a ragionare se questo tipo di investimento va bene, che tocca dall'analisi di fattibilità per capire appunto se c'è mercato e che tipo di target, proprio all'investimento puro per poi allocarlo nel business plan. Quindi oltre all'investimento, diciamo, cioè al numero dell'investimento fisico della struttura, poi come viene spalmato sulla vendibilità, quindi in quanti anni, con quanti accessi, con che tipo di spesa media. Quindi sono elementi, diciamo così, che si incrociano tra di loro. Il marketing, la comunicazione, per esempio, la comunicazione è qualcosa che viene messa sempre
oltre, diciamo, la fase progettuale. Alla fine si realizza un bellissimo centro benessere e ci si è dimenticati che poi nel business plan o nello sviluppo c'è tutta la parte nessuno sa come la deve comunicare, soprattutto nel fai da te. Adesso qua è come se ci dessimo, diciamo, un'autopromozione, ma senza i consulenti seri oggi è molto difficile, insomma, impiantare un servizio di questo tipo, perché lo vediamo, cioè, l'albergo di fatto è una scatola che, se poi non orienta quello che succede dentro in virtù di un target specifico che ha desiderio di soddisfare dei bisogni, e questo passa appunto dalla spa, da tutto quello che riguarda l'albergo, diventa difficile, insomma, ecco, oggi riempire le strutture, questo è un po' il tema. Tu calcola che io lavoro con moltissime aziende, neppure non essendo legato a nessuna azienda per una scelta professionale. Io ho scelto proprio all'inizio della mia professione di svincolarmi da qualsiasi azienda per poter fare il progetto migliore per il cliente che mi chiama, no? Però lavoro comunque con tantissime aziende e, diciamo, il processo ideale è quello in cui si mettono sul tavolo le idee, quindi parliamo di concept, parliamo di sviluppo, eccetera, e poi si passa alla realizzazione. Invece, realmente sul mercato le aziende sono i miei principali competitor, per esempio, perché le persone bypassano il concetto delle idee, che spesso ci si chiede: ma perché c'è bisogno di un'idea? Io devo sapere, ho 40, 50, 100 metri quadrati, 1000 metri quadrati, voglio sapere dove mettere una cosa piuttosto che un'altra. Le idee restano sempre a margine quando entrano nel progetto. Certo. Ecco, quindi alla fine cosa succede? Succede che si realizzano dei bellissimi centri di benessere, però se non ci si ragiona, se non si riesce a capire effettivamente cosa voglio trasmettere al mio ospite e che tipo di benessere voglio trasmettere al mio ospite con un ambiente così organizzato, ovviamente ci manca un passaggio. No? E quindi questo è un qualche cosa che è molto importante, soprattutto perché le idee poi alla fine possono effettivamente caratterizzare un qualsiasi tipo di situazione e poi diventano uno strumento, ecco lì, per gestire, per sviluppare il marketing, per sviluppare una comunicazione. Quindi eccolo là che è un concerto tra tutte quante le parti, così come anche la progettazione degli alberghi, la stessa identica cosa. Lo stesso principio, certo. Sì, stesso sì, principio, esatto. Senti, ti faccio una domanda diretta su una cosa che è un tema che stiamo trattando in questo periodo, ci chiedono spesso. Cosa ne pensi tu delle suite con queste sorte di centro di mini benessere integrato, cioè queste camere molto ampie che banalmente vanno dall'idromassaggio in terrazzo, no? Che è proprio la classica situazione nell'immaginario di chi va in vacanza a Miami, no? Visto oceano, ma anche situazioni integrate proprio all'interno della camera. Dalla sauna, la sauna terapeutica, quella con le lampade, diciamo così, curative, fino a, ho visto cose con la crioterapia, insomma, quindi integrato nella camera, come una sorta di mini spa o mini centro benessere, come vogliamo chiamarlo. Pensi siano vendibili, funzionali, dispendiose? Allora, torniamo sempre allo stesso principio. Allora, se noi capiamo che il nostro ospite è il soggetto del nostro intervento, del nostro investimento, possiamo dare risposta a tutto. Perfetto. Quindi dal momento che se io ho un albergo in target con un cliente che è disposto a pagare una cifra X piuttosto che Y per questo tipo di servizio, perché ricordiamo a tutti che i metri quadrati costano, quindi se non vendono sono un costo. Sì, io posso tranquillamente organizzare una camera benessere, però devo essere coerente. Quindi, per esempio, se io ho una cabina all'interno della camera, ma poi io non trovo il sistema per far capire che fare la sauna non è entrare nella cabina e uscire, come abbiamo detto prima, e quella cabina all'interno della camera non ha alcun senso. Se io ho una bellissima e scenografica vasca, che per amor del cielo, ci sono delle stanze che sono veramente eccezionali, che sono veramente il top, e poi dormo male perché il materasso è scomodo, perché io appunto sento la persona che mi parla accanto, che benessere avrò dato? Cioè, sento il suo televisore, non vorrei riposare, magari sento la TV del vicino. Guarda, un giorno o l'altro devo portare ad un corso una registrazione che ha fatto mio caro amico e cliente, e una volta mi ha chiamato, mi ha mandato un video, dico: ma che mi ha mandato? È praticamente la registrazione della telefonata di quella della stanza accanto che parlava e si sentiva talmente bene che si è riuscito addirittura a registrarla al telefono. Cioè, era una cosa, guarda, purtroppo siamo in questa situazione. Allora, io voglio fare una spa suite, ci spendi anche dei soldi perché ti ho
creato una vasca di quelle freestanding, vista mare, eccetera, e poi mi trovo in situazioni in cui il benessere, per gli altri elementi, il benessere non è neanche considerato, non ha senso. Al contrario, se io riesco a dare un prodotto, invece, pensando sempre al benessere dell'ospite a 360 gradi, ben vengano determinate situazioni. Perfetto. Quindi, diciamo, se dovessimo dare degli indici, no? Dare dei fondamentali su che cosa orientarsi per fare proprio il minimo, fregiarsi di questo titolo se una struttura vuole andare in questa direzione, noi possiamo dire che comunque in ogni caso deve partire da un'analisi di fattibilità, come se dovesse fare uno startup o un riposizionamento di qualsiasi altro genere, cioè comanda il cliente nel senso che soddisfa i bisogni di, e da lì a caduta, in base, diciamo, al budget e alla vendibilità, si può andare a costruire il contenuto. Esatto. Corretto? Partire, assolutamente sì. Sempre partire dall'ospite, dall'analisi del benessere, del tipo di ospite che ho nella mia struttura, non dell'ospite generico, non della persona che potrebbe venire. Cioè, noi dobbiamo indirizzare questo prodotto al nostro ospite, che dobbiamo conoscere, che dovremmo conoscere, perché non è vero che sempre conosciamo il nostro ospite, dovremmo conoscere perché noi dovremmo aver sviluppato all'interno per la struttura alberghiera un concept con il quale caratterizzare l'intero albergo. Quindi che è in linea, che soddisfa le aspettative. Esatto, quindi praticamente partendo da là e approfondendo, andando veramente a fondo del concetto di benessere, studiando quella che è la cultura del benessere. La cultura è una parola che è latitante all'interno del settore del benessere, purtroppo, mentre invece deve essere un qualcosa da porre all'attenzione sin da subito. Quindi, diciamo, partendo da questo concetto, poi si possono studiare le migliori situazioni. Tu sai che io sono il progettista di uno dei più piccoli centri benessere che abbiamo mai realizzato, che è all'interno di un container, e quindi infatti volevo chiederti qualche esempio virtuoso, perché so che ne hai molti, insomma, quindi. Allora, questo è stato un progetto molto particolare, un progetto che si chiama Well, Centro Benessere, e è nato dall'idea di un cliente che un giorno si è avvicinato a studio e ha detto: io ho avuto l'idea di andare a realizzare un centro benessere trasportabile, e quindi praticamente un centro benessere all'interno di un container. Quindi strutturalmente abbiamo un vero e proprio container che abbiamo vestito ovviamente da centro benessere. Dove è stata l'idea vincente? L'idea vincente è stata selezionare un solo percorso, quindi io all'interno dell'ambiente, io ho un percorso sauna o un percorso bagno turco, cioè io riesco a fare il reale vero percorso, quindi partendo dalla doccia, quindi facendo un momento nella sauna, doccia fredda, zona relax, quindi dando veramente partendo dalla cultura del benessere attraverso la sauna. Questo è stato un vero e proprio, diciamo, un progetto molto particolare che ha dato la possibilità poi a molte strutture che non avevano la possibilità di andarla a realizzare, di noleggiare una struttura del genere. Certo. Dove è stato il problema? E qui subentra un altro problema. Il problema è che tu dai in mano una Ferrari a una persona che non la sa guidare. Ed ecco lì che il problema gestionale è un qualche cosa che si somma poi alla complessità della realizzazione del centro benessere. Cioè non basta realizzare un centro benessere, non basta dare un concept, mettere un'idea, poi bisogna assolutamente saper gestire un discorso del genere e comunicarlo. Ci sono stati in alcuni casi virtuosi in cui il modulo è stato noleggiato per una stagione ed ha avuto grande successo, altri casi in cui è stato messo lì, sembrava dovesse funzionare da solo, ma ovviamente un centro benessere non può funzionare da solo e non può prescindere dal servizio e dalla persona. Sì, assolutamente. Ecco, questo hai aperto nuovamente un'altra area molto interessante, perché quel progetto che io ho visto, insomma, ho avuto il piacere di vedere, era veramente innovativo, insomma, anche proprio per orientare le strutture e un po' fargli capire il cosa voler fare da grandi, no? Nel senso che vedere anche se, insomma, è realmente un'area di business. Perché una domanda che ci fanno sempre, insomma, noi che ci occupiamo di operation e di strategia, è quanto costa e quanto rende un centro benessere, no? Che riprende un po' quello che dicevamo all'inizio, visto che il tempo è tiranno e corre veloce, ma
il numero, diciamo così, è una premessa e una conseguenza appunto di tutto quello che ci siamo detti, nel senso che ci sono dei parametri generali di costo al metro quadro, ma valgono come per le ristrutturazioni delle camere piuttosto che dei ristoranti, nel senso che poi la proiezione della vendibilità non è un esercizio di Excel, ma è frutto di un'analisi di marketing, di strategia e di valutazione commerciale che deve poi corrispondere a quello che dicevamo, ecco. Poi è evidente che io sono del parere, e quindi volevo chiedere anche un confronto con te su questo, che rispetto al passato oggi servono, come dire, allestimenti, se vogliamo usare questo termine, un po' più fluidi, no? Nel senso che non cose che durano per sempre, perché il mercato cambia talmente velocemente e talmente in modo repentino, che è evidente che, diciamo così, che il migliore investimento è quello nel pensiero, cioè nel capire che cosa funzionerà e per poter poi sfruttare al massimo, diciamo così, quello che scaturisce dall'investimento. Non so cosa ne pensi tu di questo. Allora, i numeri sono sempre importanti, però dato che abbiamo proposto un criterio su cui ragionare, andiamo a utilizzare questo criterio per arrivare pure ai numeri. Mi spiego, abbiamo detto che mettiamo l'ospite al centro di tutto e che mettiamo il benessere dell'ospite al centro di tutto. Questo vuol dire che dal momento in cui io vado a fare un investimento, è ovvio che io non posso fare un investimento a costo zero, parliamo certo. Quindi di costi che peraltro... Ma il costo zero è una roba sì. Così che non esiste, no? Un poco. Ma anche, una frase anche fatta che qualcuno usa, costo zero, ti regalo tutto, diffidate di chi vi regala tutto, insomma, i professionisti vanno pagati. Sostanzialmente quando io vado a spendere, a investire su un centro benessere, io ovviamente non vado a ristrutturare un appartamento, i costi sono sicuramente diversi, però nel complesso di un'operazione progettuale, dal momento in cui io vado a ragionare sul benessere dell'ospite, non è detto che io all'interno di un ambiente debba assolutamente concentrare cabine costosissime, quindi metto bagno, certo, sauna, knaip, la zona fitness, abbiamo parlato della zona fitness che in molti alberghi a distanza di anni è intonsa, è completamente nuova perché ovviamente la persona in albergo utilizza meno magari la zona fissa, sì, ovviamente sì. Dipende dal tipo di albergo, e ogni macchina 10-15 mila euro messi così, eccetera. Cioè, se andiamo a fare la somma di tutte queste cose, ovviamente escono fuori cifre impensabili per un investimento, specie se uno ha una piccola struttura. Con una, diciamo così, messa a reddito impossibile da raggiungere. Insomma. Assolutamente. Ma se tu ragioni, appunto, torniamo a ragionare con il nostro criterio, quindi capiamo che il benessere dell'ospite non è soltanto zona umida, non è soltanto sauna, bagno turco, vasca, ma può essere tante altre cose. Può essere andare a realizzare veramente delle zone multisensoriali, delle zone relax, delle zone dedicate al silenzio o delle zone dedicate alla musica, cioè quindi a lavorare con la musica, lavorare con i colori, lavorare con le luci, cioè abbiamo modo di arrivare al benessere dell'ospite attraverso delle situazioni che non passano necessariamente dalle classiche cabine. Certo. Quindi nel complesso, diciamo, la somma, no, di tutte quante le voci alla fine rendono sostenibile, potrebbero rendere sostenibile l'investimento. Certo. Anche perché tu parlavi appunto di una coordinazione, cioè proprio per capirci nel modo più pragmatico, non posso avere una catapecchia che insomma perde pezzi da tutte le parti e poi improvvisamente entro nella stanza magica, insomma, perché esatto. Ricorderai che in passato, insomma, ne abbiamo parlato anche a Rimini, gli alberghi cominciavano a ristrutturare dalla hall, no? Quindi facevano queste hall faraoniche, quindi creava proprio questa aspettativa importante, e poi dopo arrivavi in camera e l'effetto, insomma, era un po' quello delle 18:30, no? Cioè, quindi un calo incredibile. Ecco, adesso si è capito che in realtà, insomma, bisogna, diciamo, ragionare nell'insieme della dimensione, insomma, della vivibilità da parte dell'ospite. Vedi il tema della prima colazione, quanto è di moda, vedi, insomma, appunto anche altre tematiche, le hall che diventano spazi più vivibili, le reception che si abbassano per essere più a portata, diciamo, di relazione con il cliente. Quindi io credo che per ritornare alla prima domanda, no, che ti avevo fatto, perché un hotel dovrebbe avere una spa, un centro benessere, credo che abbiamo ampiamente dato la risposta, e la miglior risposta sia
cosa vuoi che succeda nel tuo hotel? Questa è quella vera domanda, no? Noi del marketing siamo sempre a domanda, si risponde domanda, e mai come in questo caso, insomma, la vedo centrata. Cosa ne pensi, Stefano? Io penso che peraltro noi abbiamo gli strumenti per poter gestire su carta tutti gli investimenti. Sì. Ora, cioè in modo preventivo, prima di spendere i soldi, cioè, realmente. Studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità non è un qualcosa che dici realizzo e poi vedo se è fattibile, no, è una cosa, certo, che si fa su carta. Il progetto per me è uno strumento ideale, perché dal progetto io posso andare a studiare l'idea, posso andare a sviluppare il progetto, possiamo andare a vedere insieme al cliente tutta una serie di cose ed affrontare dei diversi scenari di sviluppo, quindi legati a quello che è lo scenario futuro dell'attività, rimanendo su carta, quindi senza aver acquistato nulla, diciamo, senza essermi impegnato se non nello studio, diciamo, di quella che è l'iniziativa che andrò a sviluppare. Quindi questo è uno strumento che ti permette, sono strumenti che ti permettono veramente di gestire in un certo modo tutti gli investimenti. Guarda, mi trovi assolutamente... Le potenzialità restano altissime. Altissime, sono assolutamente d'accordo, ed è veramente la battuta finale, no? Poi ricordiamo l'indirizzo del tuo blog con la quale vorrei chiudere, cioè la fattibilità appunto non è realizzo e poi verifico, perché questo era un po' il modello del passato, cioè noi aziende di consulenza venivamo chiamate, diciamo, con la frittata fatta e poi dovevi adattare qualcosa da recuperare. Oggi tra tecnologia, informazione, insomma, ci sono un sacco di strumenti a disposizione e, come dici tu, assolutamente si può progettare su carta con una realizzazione anche di valutazione fino all'aspetto commerciale della vendibilità quasi pari allo zero, cioè nel senso con un rischio che diventa sostanzialmente quasi inesistente, insomma, con informazioni molto precise. Ma quindi tu pensa anche in questo momento specifico, no? In questo momento il benessere è un settore che sta subendo un po', diciamo, lo scossone, sì, che stiamo vivendo, no? Però a tutti gli effetti abbiamo visto quale potrebbe essere un'evoluzione già da quest'estate, dove il benessere ha funzionato soprattutto ha funzionato nelle situazioni in cui si sono create delle zone esclusive, quindi sempre più spazio. Piuttosto che centri benessere amplissimi, eccetera. Questo è tutto un discorso che potrebbe essere e può essere valutato chiaramente su carta, in modo tale da poter dare uno sviluppo flessibile, sì, sì, al concetto di benessere, proprio nell'ottica del fatto che noi stiamo vivendo un cambiamento e non sappiamo dove dover andare. Allora, se io devo investire nel benessere, sicuramente, e questo lo dico al 100%, è un investimento che può avere delle effettive e reali potenzialità di business. Ovviamente come possono diventare delle prospettive concrete, bisogna andare a vedere su carta su che cosa poter andare a gestire, soprattutto facendo un'ipotesi di sviluppo del concetto nel prossimo futuro. Assolutamente. Bene, Stefano, io direi che, insomma, funzioniamo anche in video, dai, ma non avevamo dubbi. Ti ringrazio per questo tuo intervento. Lo riprenderemo questo tema, perché oggi abbiamo dato un'infarinatura generale, insomma, sugli aspetti, ma ognuna delle domande meriterebbe un grande approfondimento, e mi piace chiudere proprio con questo concetto della vivibilità, cioè la comfort zone dell'ospite che è al centro dell'esperienza, diciamo, dà le indicazioni per poi orientare tutto il resto, e quindi poi idea, investimenti, strumenti, eccetera. Quindi ricordaci il tuo blog prima di chiudere. Il blog è all'indirizzo hoteldesign.org, www.hoteldesign.org, e io sono a piena disposizione per rispondere a qualsiasi domanda dovesse nascere. Sul blog ci sono poi una serie di articoli, c'è anche un archivio con gli articoli ordinati per argomento, e ci sono i miei riferimenti, per cui per qualsiasi domanda, anche quella che sembra la più banale, che però può essere interessante e poi sviluppare, sono pienamente a disposizione. Ecco, le domande sono gratis, invece la professionalità si paga, ma le domande sono gratis. Anche perché io amo lavorare sulle idee, e per questo motivo ho aperto appunto il blog, ormai sono passati più di 6 anni, poter condividere delle idee, poterne discutere insieme alle persone che si sono, diciamo, unite come community, sì, sul blog o anche sul gruppo Facebook Hotel Spa Design, che è un'occasione, un gruppo in cui andiamo di confronto, certo. Esatto, un'occasione di confronto, per cui ben vengano sollecitazioni, domande e ulteriori cose per approfondire l'argomento. Bene, grazie Stefano, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
Ricordo il prossimo talk, il 30 di novembre, sempre alle 15, e parleremo invece di concept e di format innovativi nel food. Grazie, ciao a tutti, ciao grazie Stefano, a te, buon grazie a te, pomeriggio. grazie a tutti.